Questo è il main event della serata di Venator Kingdom. La finale valevole per il titolo pesi welter di Venator Fighting Championship. Il match si svolge al limite delle 170 libbre, sulla durata di 3 round a 5 minuti. Vi presento l'atleta all'angolo blu, arriva da Milano, rappresenta MMA Athletica Box di Garcia Amadori. È alto 1,76 m, pesa 171 libbre, ha un record da professionista nelle arti marziali miste di 8 vittorie e 2 sconfitte. Signore e signori, diamo il benvenuto a Stefano Paterno! Il suo avversario, dal lato opposto della gabbia ottagonale all'angolo rosso, è nato a Livorno, rappresenta Rendoki Dojo. Ha un'altezza di 183 cm e un peso di 170,8 libbre. Ha un record da professionista nelle arti marziali miste di 12 vittorie e 4 sconfitte. Diamo il benvenuto a Italian Bear, Giorgio Pietrini! I giudici dell'incontro sono Roberto Riccardi, Andrea Bruni e Lorenzo Spoto. Al centro dell'ottagono. None the list to me, keep yourself protected. If I say stop, you stop. Just gloves, let's do it. Sono partiti troppo veloci, Andrea, dimmi tu. Beh, questo è un match da guardare in silenzio, no. Anche il commentatore non deve dire nulla, no. Perché per quello che ho visto fino adesso sarà un match pazzesco. Allora, qui abbiamo Pietrini che sta conquistando un side control e io credo che manterrà la promessa. Ha detto che era andato al 50% e mi sembra di sì. Allora, c'è da dire appunto che Giorgio Pietrini sicuramente taglia più peso, più pesante di Stefano Paternò. Lui e il suo team sono contrari al taglio del peso, quindi davvero Paternò in questo momento sarà al massimo 80 kg, non di più. Pietrini ha un bel vantaggio, diversi chili. Molti dicono che Paternò dovrebbe scendere a 70. Questo match secondo me ci darà tutte le risposte che cerchiamo. Che dici? Pietrini da quella posizione sarà dura schiodarlo. Questo è mi sposto un po' dalla tua osservazione, ma questo è il punto, questo è il match, mezza guardia, colpi duri, il gomito di nuovo, e sarà durissima tirarlo via da lì. Eh sì. Però attenzione, invece ci stupisce, Paternò chiude la guardia sulle spalle di Pietrini. Devo dire che Paternò è capace sempre di stupirci. Anche in questo caso secondo te Giorgio ha lasciato un po' correre? Allora, devo essere sincero, Paternò è stato bravissimo a rientrare ed è bravissimo ora a lavorare con i piedi sulla gabbia per girarsi. Pietrini io l'ho visto a un metro di distanza in allenamento e da sopra in quelle posizioni è veramente difficile da muovere. Sta mettendo colpi di gomito pesanti, ancora colpi pesanti, li subisce tutti Paternò. Prova a uscire, segnato ora sulla fronte Paternò, ha preso delle gomitate pesanti. L'abbiamo qui davanti alla postazione di commento, l'abbiamo viste molto molto bene. È un round difficilissimo per Paternò, incitato dal suo pubblico qui a Milano, gioca in casa, ma sta soffrendo veramente tanto. Guardia chiusa, appena lascia qualche spazio Pietrini parte con una scarica di colpi. Dimensionalmente si vede che sono due atleti diversi. Sembrano due categorie di peso diverse. Sì. Sono due scuole di pensiero, taglio del peso, peso naturale. Ci sono alcuni atleti, ricordiamo che un Frankie Edgar ha conquistato il titolo del mondo pesi leggeri in USA combattendo a suo peso naturale, a 66 kg non è riuscito a vincere il titolo, quindi a volte alcuni atleti riescono a performare meglio al loro peso naturale. No, quello assolutamente, ne parlavo oggi con Matteo Conversi, che è sostanzialmente il preparatore atletico di Saccaro, che abbiamo visto mettere KO, ecco. Certo. Quando naturalmente si tende ad andare verso un certo peso si può pensare di pianificare anche una crescita muscolare e tutto quanto il resto.
però oggettivamente le politiche di taglio del peso imposte oggi da UFC credo che siano giuste, certo. Siano quelle giuste, sia il giusto compromesso. Taglio del peso sì, ma con cautela, sì. Con alcuni parametri precisi. Certo che UFC si può permettere tutta una serie di controlli del peso, come dire, con l'avvicinarsi del match. Non le promotion piccole non possono permettersi questo tipo di politica. Beh, però le promotion piccole hanno sostanzialmente il grande pregio e onere di scremare. Non so, certo. Come dire, molto affidato anche al team, al coach, alla sensibilità degli atleti, dei professionisti che girano intorno a questi talenti emergenti. Io dico alla regia che il nostro monitor va e viene, ora è ritornato, spero non fosse un problema ancora, il nostro monitor si è spento, quindi non so se è il segnale che se ne sta andando, abbiamo qualche problema proprio sulla finale, quando mancano 50 secondi ora ha ripreso il ground and pound, qualche piccolo problema di segnale satellitare, forse, non so. 40 secondi, la fine del primo round, un round dominato da Giorgio Pietrini. Grossa, grossa difficoltà per Stefano Paternò, che si sta dimostrando atleta di valore, ma un round durissimo per lui, ha subito un ground and pound quasi incessante. Impossibile scalare con le gambe, schiacciato contro la gabbia. Forse sta perdendo un po' di lucidità. Dieci secondi alla fine del primo round. Consegue il ground and pound di Giorgio Pietrini, match a senso unico, Pietrini insiste, finisce così il primo round, un round difficile per Stefano Paternò, che ha sicuramente subito l'azione di Giorgio Pietrini, che ha fatto quello che sa fare meglio e che tu avevi visto a Milano. Paternò, tornando all'angolo, non mi è sembrato per niente lucido, ha sbandato gli ultimi due passi, non ha centrato l'angolo. Io credo che la punizione di 5 minuti sotto un Giorgio Pietrini più pesante, più grosso, più forte, più stabile, gli siano costati. Adesso vedremo all'inizio della prima ripresa, dove si parte in piedi, dove il ritmo sarà di nuovo alto, secondo me. Io lo vedo molto molto preoccupato Paternò, non lo vedo. Vedo un Pietrini ugualmente affaticato, ma Sereno, però è lucido. È sereno, lucido. Vedo un Paternò un po' a testa bassa, ora annuisce guardando il suo coach negli occhi. Vediamo se avrà la determinazione di fare un comeback con cui ha abituato i suoi fan. Strizza un po' gli occhi, sta cercando un po' di scrollarsi di dosso quell'intorpidimento dato dai colpi di Giorgio Pietrini. Tutto pronto per il secondo round al Teatro Principe di Milano, in diretta Bellator Kingdom. Al commento sottoscritto Alex Dandi, affiancato da Andrea Baggio per la parte tecnica. Si riparte, prova subito un frontale Paternò, ora Paternò forse vuole tenere un po' di distanza, chiude la distanza Pietrini ancora una volta, tentativo il double leg, questa volta però Paternò non si fa portare a terra. È stato bravissimo a bloccare il mento, a chiudere tra virgolette con una mano sola quella ghigliottina. Mette ginocchiate Paternò, ora prova a mettere colpi, chiude Pietrini sembra quasi non intenzionato a scambiare Paternò, e questo è interessante perché di solito Pietrini imposta i match sullo striking. Ora, io l'ho visto andare dritto per il clinch e provare a schiacciare l'avversario contro la gabbia. Letteralmente sollevato, cioè al double collar tie, letteralmente sollevato. Qui ora è in difficoltà, mi sembra quasi Pietrini, ha cercato questo double leg per riportare il match a terra perché non voleva rimanere in piedi. Qui torna ad avere un vantaggio notevole. Parlando di Venator, mi ricorda un po' quando Daniele Scatizzi incontrò Marvin Vettori stazza molto più grande, negli scambi in piedi Scatizzi riusciva a dire la sua, Vettori double leg e poi li dominava con colpi ground and pound. Ma nella realtà, come dicevo all'inizio di questa telecronaca, i match si vincono anche strategicamente e lo insegna la lotta libera. I round a 5 minuti favoriscono molto la strategia e poco la costruzione nel lavoro a terra. Vero. Secondo me questo è anche vero. Vuoi tornare a un round a 10 e poi quello da 5? Beh, sicuramente se si volesse fare un passo indietro sullo spettacolo e un passo in avanti per i lottatori di jiu-jitsu in questo caso, equilibrare i giochi, certo. 10 minuti sono più utili per
il jiu-jitsu è più meditativo, posso dirlo, dico ma assolutamente, okay. Basta fare un'osservazione semplicissima: 5 minuti è il tempo fisiologico che si dà alle cinture bianche a un torneo, okay, esatto. È per questo che lottatori, insomma, tutta la parabola che è iniziata con George St. Pierre e che non dico sia finita ma ha proseguito fino all'altro ieri con John Jones, del trick, della manovra specifica da usare in quel match, è insomma è la manifestazione migliore del jiu-jitsu, si vede lì. Abbiamo visto anche la settimana scorsa con Demetrius Johnson, assolutamente sì, ha fatto qualcosa che forse va oltre, no? È un guizzo di un secondo che può anche poggiare i piedi, non sulla costruzione di una strategia complessa a terra. Assolutamente. Stiamo parlando della Fly Harbor dopo una sorta di suplex messa a segno di Demetrius Johnson nel match titolato Ray Borg la scorsa settimana per il titolo pesi mosca. Qui però titolo pesi welter in palio nuovamente Paternò, fotocopia del secondo round. Devo dire che anche in questo caso il ground and pound c'è, forse in questo caso Giorgio sta cercando di non stancarsi troppo, sta mettendo i colpi, sta facendo un match intelligente. Devo essere sincero, si sta difendendo molto bene anche Stefano Paternò, sì, si sta difendendo molto bene, continua a controllare i polsi, continua ad uscire, insomma le sta provando tutte, nonostante l'altro lo surclassi sul fisico, insomma. Mi ricorda sempre di più Scatizzi Vettori, nel senso che sta vincendo il match senza ombra di dubbio Pietrini, sta facendo un match intelligente, lo sta tenendo giù, qui ora mette colpi in ground and pound pesanti. Buon incassatore anche Stefano, assolutamente, forse a differenza del primo Scatizzi Vettori da sotto Paternò è meno propositivo. Io mi ricordo quella gomitata da sotto di Scatizzi nell'eliminatorio, insomma anche con Vettori ha cercato di replicarla. Qui ha tentato un armbar un po' affrettata forse, o no? Ma sono tutti tentativi di ripiego quando si rientra in una guardia del genere, o sei Verdum e allora ti puoi permettere di fare un po' quello che vuoi, o altrimenti è un po' come chiudere gli occhi, farsi segno di croce se esatto. Non ci crede. Ci ha provato ancora ad attaccare il braccio sinistro mi pare per un istante, poi qui c'è poco da fare, la fisicità di Pietrini è sicuramente la chiave di volta fino a questo momento per questo match. È sempre in base, è sempre appoggiato sull'avampiede, questo vuol dire che sta spingendo, lo sta schiacciando contro la gabbia. Eh sì. Ovviamente sale il tifo che arriva da Livorno per Italian Bear Giorgio Pietrini, che è alla ricerca della sua 13ª vittoria. Altro minuto di pausa. Stefano Paternò sembra sempre più stanco. Questo terzo round, dopo due round dominati da Giorgio Pietrini, ho visto un Paternò molto interessante all'inizio del secondo round, però è stato bravo Giorgio a chiudere, portare a terra e si vince così. Fighting IQ. Il match sarebbe interessantissimo se si combattesse un po' di più in piedi. Sarebbe bello perché sono due striker che sanno dare spettacolo, quindi credo però che si combatterà in piedi solo se Pietrini lo vorrà, perché ho l'impressione che se vuole riportare Paternò a terra un tentativo, due tentativi, poi ci sicuramente riesce. Ha la forza per schiacciarlo contro la gabbia, esatto, tenerlo lì, assolutamente. Terzo e ultimo round, il titolo Veneto Fighting Championship pesi welter è in palio, Paternò versus Pietrini. Mark Doddard sta per dare il via alle danze, poi daremo il via alle danze qui al Teatro Principe, l'after show che mi vedrà protagonista in console. Ti fermi Andrea a ballare un po'? Insomma fino a un certo punto, perché poi vabbè, vediamo, ecco, in streaming non seguirete il mio DJ set, non vi sottopongo a tanto, anche perché non so, facciamo un selfie dai, ci sta, ci sta.
sospetto di essere taggato, ovviamente. Questa sera Andrea Baggio, Alex Dandi in telecronaca insieme. Devo dire, Andrea, è stato davvero un piacere condividere la telecronaca con te fino a questo momento. Ci godiamo insieme questo ultimo assolutamente round. Gli ultimi 5 minuti di battaglia. Centro ottagono, si studiano. Ecco, ora Pietrini magari non deve essere prevedibile se vuole tentare nuovamente il takedown, perché sennò Paternò potrebbe, no? Si muove molto bene Paternò. Prova a rialzarsi, qui c'è... A me piace molto, riesce a boxare in maniera efficace anche andando indietro. Cosa succede qui? Non ho letto la situazione, non so nemmeno io. Ok, perfetto. Due su due. Attenzione ancora una volta. Mi sembra che Pietrini voglia andare in clinch e portare a terra nuovamente Paternò. Mi sembra. Allora, Paternò a ogni ripresa, nella seconda e ora nella terza, è in crescita. Nel terzo round, sembra distrutto, ma poi. Poi è in crescita, è in crescita. Sta mettendo il jab, attenzione. Ora Pietrini prova a entrare a sua volta con il jab. Prova a entrare, per poco ne fa con un montante, ancora, attenzione qui però, qui attenzione per la prima volta al terzo round, Stefano Paternò sembra essere in una posizione di vantaggio, prima volta. Mette colpi, ha messo un colpo pesantissimo, Pietrini l'ha sentito, è in difficoltà, mette una ginocchiata, Pietrini in grossa difficoltà, Paternò prova a chiudere il match, ground and pound di Stefano Paternò, colpi di gomito, ci prova Pietrini a resistere, insiste Paternò. Sta succedendo qualcosa di incredibile, Andrea. Insiste, ground and pound nella guardia. È pazzesco, è pazzesco. Come sia riuscito è pazzesco. A tornare nel sta match. Sta andando a chiudere il match. Alla fine del terzo round ci prova Pietrini in grossissima difficoltà. Ancora barcolla, insiste la ginocchiata, ancora la ginocchiata saltata. Il match più duro di Pietrini, va giù, ancora colpi. Paternò è in sprawl. Sta tentando qualcosa di impossibile. Colpi ancora su Giorgio Pietrini, che con grande cuore resistere. Ancora il ground and pound di Stefano Paternò, è un finale epico, lasciamelo dire Andrea, mai visto qualcosa di simile, uno dei match più spettacolari della storia di Venator, un comeback di questo tipo non ce l'aspettavamo. È uno dei match storici di Venator. Devo dire che è qualcosa di incredibile, il comeback davanti al pubblico milanese di Stefano Paternò, ancora ground and pound, Pietrini in difficoltà, prova a rialzarsi, grande fisicità, attenzione, rear naked choke, pericolo! Pericolo, non c'è forse, non ha il controllo, non ha il controllo, qui ha regalato la posizione, ha affrettato e ha regalato la posizione. Questa potrebbe essere l'ultima azione di Stefano Paternò, sì. Ha dato il tutto per tutto, io avrei continuato nel ground and pound. Attenzione, ancora, sanguina copiosamente Giorgio Pietrini, ancora il montante, insiste Paternò, ci sono ancora colpi, Pietrini è insanguinato, in grossa difficoltà, Paternò insiste, quando mancano meno di due minuti, colpi pesanti, ci prova. Devo dire che sta dando tutto Giorgio Pietrini, sanguinante, entrambi, è un match incredibile. Beh, se il prezzo del biglietto fosse stato in proporzione a quello che sto vedendo io ora, questo avremmo dovuto è pagare. Una cosa incredibile. Questo è un match che dimostra quanto sono cresciute le mixed martial arts italiane. Ancora i colpi, i montanti, Paternò stanchissimo, insiste. Respira a bocca aperta, ha dato tutto, 1-22. Questo però, attenzione, potrebbe essere anche un 10-8 per Stefano Paternò con le nuove regole. Assolutamente sì, un round che ha sfiorato il KO, e ha sfiorato la finalizzazione. Qui dobbiamo darci da fare in matematica, perché 2-10-9 e un 10-8 al terzo, cosa può succedere? Hanno dato tutto, forse nell'ultimo minuto. Se Pietrini riuscisse a capitalizzare una proiezione, eccola! Questo secondo me è il gesto che scongiura il 10-8. Ovviamente sì. È caduto anche male Paternò, eh? Un match durissimo. È rovinato a terra. Match durissimo. Io devo dire che comunque sia un match che fa la storia delle mixed martial arts italiane. Due talenti così giovani che stanno dando vita a questo match. Con questa intensità, prima abbiamo parlato di scattizi e vettori, qui abbiamo avuto un'intensità maggiore. Non solo un'intensità maggiore, ma ultimi secondi, una completezza di azioni, hanno lavorato in piedi, hanno lavorato a terra, una ferocia pazzesca e i 22 anni di Stefano Paternò
si sentono tutti, è rientrato da due round rovinosi. Finisce così, qui impazziscono tutti al principe, c'è gente che arriva in telecronaca tra un po'. È il verdetto nelle mani dei che giudici. Che incontro. Qui il verdetto è nelle mani dei giudici e vediamo. Sicuramente i primi due round per Pietrini, forse si è stato scongiurato, però con le nuove regole, damage, dominio, la durata del dominio, non lo so, bisogna vedere se i giudici stanno interpretando bene le nuove regole. A mio avviso potrebbe essere un 10-8 con le nuove regole, perché comunque la maggior parte del round è stato dominato da Paternò, quindi la durata... Sarebbe sicuramente round. Bello rivederli combattere. Assolutamente sì, non so se la cosa sarà possibile, perché ovviamente da questo torneo esce un nuovo campione e vuole difendere la cintura magari anche in modo ambizioso. Devo dire che rimangono punti interrogativi, sicuramente vorremmo vedere di più. Vediamo. E se fosse una parità? Ci potrebbe stare. Guarda Stefano Paternò ora. Sembra che non abbia combattuto i primi due round. Eh sì, abbastanza incredibile. Allora, intanto io invito tutti ad allontanarsi dalla gabbia, perché sennò non diamo il verdetto. Dovete stare tutti un pochino più tranquilli, grazie. Dai, non pressate intorno alla gabbia. Dovete stare seduti, dovete stare calmi. Ok. Un grande applauso per entrambi ancora una volta. Paternò, Pietrini. È stata una grande notte di combattimenti. Dopo tre round d'azione finisce così la finale del torneo pesi welter di Venator Fighting Championship. Il giudice Roberto Riccardi ha giudicato 28-28. Il giudice Andrea Bruni 28-27. Pietrini. Il giudice Lorenzo Spoto ha giudicato 28-28. Questo è un majority draw. Pareggio maggioritario. Ragazzi, io non so che cosa è successo, questi sono i giudici. Ci sarà modo di vedere. Allora, a questo punto invito tutte e due a rimanere nell'ottagono. Parleremo con tutte e due. Parliamo prima con Stefano che è qua. Giriamoci verso la telecamera. No, parliamo prima con te. Dai, che sei a Milano, parli con la tua Milano. Allora, Stefano, a caldo, cosa hai da dire? Allora, questo è stato uno dei match più belli che io abbia mai fatto. È stata una figata. Io mi sono divertito tantissimo. L'avversario era... Ok, l'avversario era Giorgio Pietrini, uno dei top in Italia, e questa era una prova molto importante per me, per far vedere qual è la mia posizione tra i fighter in Italia. Questo è quello che ho da dire. Ok, Giorgio, ho bisogno di te. Vieni Giorgio. Vedo un po' di disappunto, allora... Hai sicuramente, a mio avviso, vinto i primi due round. Il terzo round probabilmente l'ha vinto Stefano. Cosa ne pensi? Sì, ma non ho perso i primi due round come ho perso il terzo. Ho vinto meglio i primi due round. Ero stato sopra tutto il tempo. Il terzo round è venuto fuori Stefano. Ha vinto Stefano, però io ho messo un bel takedown alla fine. Ho preso la mezza guardia. Per me non è giusto. Complimenti a Stefano, perché bravissimo ragazzo, bravissimo fighter,
non mi trovo d'accordo col giudizio dei giudici, cioè semplicemente doppio pareggio, una vittoria per me, un punto, la cintura è mia. Allora io direi che, visto che è un pareggio, direi che è tutto da rifare. Siccome io sono l'intervistatore ma sono anche il matchmaker di Venator Fighting Championship, io ora non voglio sancire niente, non voglio dire niente, però la cintura rimane vacante, non riusciamo ad assegnarla. Per me i primi contendenti rimangono questi due ragazzi, non so cosa ne pensate voi. Invito il presidente Frank Merenda con la cintura, che rimane qua. Questo è sport. Fighter non è per te, cioè semplicemente giudi due pari, una vittoria di un punto. Facciamo gli affari loro. Frank, ce la teniamo noi la cintura. La cintura evidentemente per il momento rimane qua e si prospetta un rematch. I ragazzi hanno fatto un incontro fantastico, i giudici hanno dato il verdetto. Mark è d'accordo, ci atteniamo a quello che è e aspettiamo di rivederli in gabbia a sto punto, ragazzi. Non è, funziona così, sono due grandi guerrieri, basta, non c'è altro da dire. L'appuntamento per il 16 di dicembre, Teatro Principe di Milano, Venator Kingdom 2, i biglietti sono in vendita alla cassa, 33 euro. Da lunedì saranno a 38, quindi se volete tornare a Venator vi consiglio di prenderli adesso, perché così risparmiate qualcosina. Parto con l'after show, vado alla console. Ancora una volta, Giorgio Pietrini, Stefano Paternò, facciamo sentire tutto il nostro calore per loro. Grazie, grazie ragazzi. Che match.